Ok ragazzi, ieri c'è stato il QuakeCon e sono state dette cose assurde, tipo questa che ha detto Todd. This is an open world RPG. Woohoo! Open world RPG! Woohoo! Bello e bravo, eh! Nel corso della conferenza è stato spiegato nel dettaglio il sistema di progressione di livello. A voi ovviamente siete i sopravvissuti, siete iscritti al mio canale, già sapete tutto da tempo. Lo special verrà riadattato con questo modello di carte collezionabili. Ne avevamo già parlato e c'era una sola cosa che ci faceva paura. Quando ho visto quel pacchetto dorato lì in basso. Eccala, ma io lo sapevo, E io lo sapevo che scattava il pay to win, lo faccio per voi. Ci mano che ci doveva essere. È vergogna. Però gli è stata fatta questa domanda in diretta e hanno assolutamente detto categoricamente che le carte si potranno prendere soltanto salendo di livello. Ogni 5 livelli si potrà prendere un mazzo di carte. La prima volta a livello 2, poi si continuerà da livello 5 in poi ogni 5 livelli. Le carte si potranno potenziare. Dovremo trovare un doppione della stessa carta. Unendole, potenzieremo la prima. Non c'è limite, si potrà salire di livello ad oltranza, come Fallout 4. A un certo punto però si smetterà di prendere i punti abilità, ma si prenderanno soltanto le carte. Tipo per esempio su Carisma abbiamo 9, quindi possiamo mettere 3 carte di livello 2 e 3 carte di livello 1. Basta che la somma delle carte non superi il 9. Da quanto vediamo potremo salire sopra il livello 10 per ogni abilità. Come vedete forse è a 12. Altra cosa di cui avevamo già parlato è che potremo scambiarci le carte in base alle nostre esigenze. Ovviamente dovremo avere abbastanza punti abilità per poterle equipaggiare, quindi se abbiamo sempre giocato mettendo i punti abilità su forza, anche se un nostro amico ci darà delle carte stealth, non potremo equipaggiarle. Quindi il mio consiglio è di variare e non concentrare tutti i punti su un'unica abilità. Durante la conferenza hanno detto che il carisma sarà una delle abilità più importanti. Vi viene in mente come potrebbe servire? Scrivetemelo nei commenti. Io ho già una mia teoria, ovviamente. Una delle poche cose certe che sappiamo è che non ci saranno NPC, quindi potremo usare questa abilità solo su altri giocatori. Infatti il carisma vi farà diventare il perfetto alleato, il compagno di squadra che tutti vorrebbero. Infatti ci saranno carte che daranno bonus agli altri giocatori e probabilmente combinandole insieme miglioreremo le caratteristiche di tutto il gruppo. Quindi giocare con altri giocatori con il carisma alto permetterà di avere un gruppo infallibile. È girata anche la voce che si potranno assegnare le missioni e probabilmente il carisma sarà legato a questa funzione. Ecco un esempio di perk card di carisma. Gli effetti positivi aumenteranno del 25% se gli altri membri della squadra sono mutati. Sì, ragazzi, hai capito bene, questa è stata una delle cose più strane dette in questa conferenza. Se staremo troppo a contatto con il materiale radioattivo, potrebbero succedere degli imprevisti molto sgradevoli. Comunque, se non avete capito, adesso ve lo spiega la Voltec. A un certo punto della vostra giovane vita, potreste notare il vostro corpo subire bizzarri cambiamenti. Non è la pubertà, sono le mutazioni. Grazie alle radiazioni, il vostro DNA è più interessante che mai. Visto? Avete ottenuto le abilità uniche di un marsupiale in cambio di una lieve menomazione neurologica. Ci saranno delle mutazioni positive. Diventeremo un uomo marsupiale. Oddio, taglio, immaginami che qualcuno ti possa passare davanti. Ciao Marco! Saltellando così. Ora bisognerà capire se questi effetti saranno realmente visibili o potremo semplicemente saltare più in alto e correre più veloce. Sarebbe figo se le mutazioni fossero visibili, io spero di sì. Un'altra cosa fighissima che hanno detto è che i gruppi più organizzati, cioè noi, potranno costruire dei veri e propri fortini. Si potranno addirittura costruire delle prigioni e rinchiuderci i giocatori. Immaginate che roba. Il bello è che dicono non vogliono incentivare le aggressioni, ma autorizzano i rapimenti. Quindi vi consiglio di iscrivervi al canale Telegram che è linkato in descrizione. Inoltre ci dicono che il gioco è stato concepito proprio per scongiurare i comportamenti molesti. Chi tenterà di eliminare altri giocatori senza averli prima regolarmente sfidati, lanciando dei colpi di avvertimento, otterrà lo status di assassino e sarà ben visibile da tutti gli altri sulla mappa, che lo vedranno come una stella rossa. Comunista. Mentre lui non potrà vedere la posizione degli altri utenti. Uccidere un altro giocatore quindi non porterà nulla di positivo. Un'altra cosa che è stata detta che un pochetto mi rende perplesso, che se utilizzerete un'armatura atomica non avrete grossi vantaggi sugli altri giocatori, visto che un personaggio con alti livelli di stealth, se vi coglierà alla sprovvista da dietro, con un'arma da taglio potrà uccidervi con un colpo solo. È strano perché in effetti è tipo un effetto scatoletta di tonno, comunque un'armatura atomica non credo che la puoi aprire così con un coltellino. Fondamentalmente l'armatura atomica gli effetti maggiori ce l'avrà contro i mostri. Questo è semplicemente un altro escamotage per fare in modo che i giocatori collaborino, invece di indossare un'armatura atomica e iniziare a ammazzare tutti gli altri PG. Un'altra cosa che è stata mostrata è la funzione di creazione del personaggio.
Il confronto al 4 è stato molto ampliato. Una cosa che non mi fa impazzire è che si potrà cambiare personaggio in qualunque momento. Potremo anche diventare donna, uomo, così da un momento all'altro. Poi ci sarà la funzione Photo Mod, con la quale potremo scattarci dei selfie. E potremo aggiungere filtri e quant'altro in stile Instagram. Avremo moltissime pose in cui metterci e espressioni da fare. Una cosa che risulta un po' inutile, però poi in gioco sarà molto divertente, ragazzi, scattarci le peggio foto. Io a tal proposito ho già un'idea, ragazzi. Fotografate i vostri insediamenti e scattatevi le foto con i vostri amici. Ovviamente fate uno screenshot, non le fotografate con il cellulare. E poi taggatemi su Instagram. E le più belle le condividerò sul mio profilo Instagram e le inserirò nei miei video. Ok ragazzi, vi lascio al video guida dell'abitante del Vault 76. Grazie a tutti per l'attenzione e vi consiglio di iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Appena ci saranno più informazioni sulle carte, farò dei video guida su quali sono i migliori deck da usare nelle varie condizioni. In più ci sarà il Good Morning West Virginia, un giornale che vi informerà su tutto quello che succederà a proposito di Fallout 76. Ok ragazzi, sta per iniziare il video della Vault, che sono stato autorizzato da Bethesda a condividerlo. Vi linko il canale ufficiale italiano. Un'altra cosa che mi preoccupa è la scritta provvisorio sotto PEGI 18. È ora di emergere! Nell'episodio di oggi, diventare persone migliori. Nella vita dobbiamo giocare con le carte che ci vengono date ed eseguire i compiti assegnati al meglio delle proprie possibilità. Ma dopo il disastro atomico, le carte in tavola potrebbero essere state mischiate. Sono finiti i giorni delle cose semplici. Oggi il comune lavoratore deve essere anche agente segreto, contadino, maestro di arti marziali, gelataio, fisico nucleare. In che modo gestire tutto questo? È facile, con il materiale di addestramento ufficiale Voltec. Con questi potenti strumenti imparerete a sfruttare al meglio le vostre competenze e a comprendere cosa vi rende davvero speciali. Migliorate il più possibile! Superate voi stessi! C'è in gioco la vostra sopravvivenza! Con il futuro in pugno, condividete le nuove conoscenze per ottenere grandi benefici. Ma ricordate, la varietà è fondamentale. A volte chi siamo non dipende da noi. A un certo punto della vostra giovane vita, potreste notare il vostro corpo subire bizzarri cambiamenti. Non è la pubertà, sono le mutazioni. Grazie alle radiazioni, il vostro DNA è più interessante che mai. Visto? Avete ottenuto le abilità uniche di un marsupiale in cambio di una lieve menomazione neurologica. Ora sapete come diventare persone migliori. Siete pronti a sfruttare al meglio le vostre capacità nel ruolo che preferite. Come abitanti scelti del Vault 76, è vostro dovere guardare con attenzione i filmati della Voltec per prepararvi a quando sarà ora di emergere! Adesso Todd ci mostrerà come capire se il nostro interlocutore è un Gary. Tuba. And he's on this platform, so So, this platform is a burp, 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 I'm Gary. Gary. What? Gary? Gary! 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 Huh? What? Gary? Gary! What? Gary! What?
Gary! Huh? Gary! Gary! Gary!